Ciao a tutti ragazzi, sono Lex e siamo tornati. Oggi siamo su Clash Royale. Come potete vedere, andiamo a completare la sfida della giostra del principe a tema di questa season. Appunto, come vi avevo detto nei video precedenti, il pass che costa sempre 5,49 euro. Questa è l'arena e questo è il deck che andremo a utilizzare per questa sfida. Deck ovviamente per cercare di counterare il più possibile i principi e permettere ai nostri di andare all'attacco, quindi con Zap e Tronco per farli andare avanti e con Barbari, Strega e Orda e Scheletri per fermare il tutto. Il gigante di contorno insieme al Mega Sgherro per le truppe aeree, non si sa mai. Comunque, Iscriviti. Iscriviti. chi ha parlato? Boh, vabbè. Andiamo avanti, iniziamo la prima partita di questa sfida, che per ora sta andando benissimo, quindi non c'è problema. 7-0. Sicuramente perderò adesso e intanto imprecherò, però ci sta, perché tanto sappiamo benissimo come vanno queste cose. Ok, io farei un mega sgherretto qua, qua così e qua così. Ho miscliccato leggermente a sinistra per fare in fretta, quindi nulla di fatto. Però lui deve difendere a destra. Ok, con la veleno. Veleno, non lo so, non è molto utile secondo me, perché con i principi la veleno gli fai ben poco. Certo, può essere utile sotto il punto di vista magari di sgherri, cose varie. Vediamo appena si attiva la Tesla, lanciamo questa bellissima fulmine. Ok, Fireball e veleno. Ma perché? Non li, se non sapete giocarsi i giochi, non ci giocate. Non con la fulmine, cioè con la veleno e con la fireball. Boh. E io perdo pure. Altre cose, quello che è il problema. Guarda, sono handicappato. Tirò due tronchi, uno peggio dell'altro. Tra quello prima e quello adesso. Magari se il principe lì riesce a dare una hit. No, non ce la dà una hit al mago zappino. Qua andiamo di strega sulla destra. Non sto giocando per niente bene. Ok, frega e salva. E adesso con Lord Esche ancora Fireball. Adesso che fai? Tiri un'altra veleno? Dai, tiri un'altra veleno. Facciamo Zap e Tronco perché voglio che muoiano tutti gli scheletri se li tira. Ok, bene. Già, mi piace di più la situazione. Allora, lui tira a testa. C'ha un deck strano ma facile, fondamentalmente, da giocare, da counterare. Ok, perfetto. Stavolta prendiamo gli scheletri, a differenza di tutte le altre. Fireball misticata non ha preso la strega, che buttano giù la torre, perfetto. Gigante, altra strega per fare un push aggressive. Valchiria che ci dà fastidio sicuramente. Però con l'aiuto dei principi in supporto facciamo sopravvivere una delle streghe. E purtroppo un principe ha deciso di venirci a distruggere dall'altra parte. Io direi anche i barbari probabilmente perde adesso, guarda che Fireball che arriva. No, si è arreso. Sì, probabilmente si è arreso. Bene, la prima l'abbiamo vinta con una resa dell'avversario. Quindi confermiamo il deck per ora con tutte le vittorie fatte senza sconfitte. Ok, 3-0. Beh, era partito male, era un deck di merda il suo con veleno e fireball, già si vedeva all'inizio. È partito, cioè, sono partito male io, poi ho recuperato 5 principi, pila massima, quindi ci prendiamo 2500 di oro e 500 punti stellari che poi andiamo a utilizzare in qualche modo. Adesso vedremo in cosa utilizzarli. Comunque, principe, sì, principe, sfida del principe, ultima partita. Ok, se avete la strega vi consiglio di tirarla subito a destra, perché almeno hai il tempo di lanciare gli scheletrini e fermare la carica del principe. La Valchiria ovviamente ci mette in difficoltà. Ha sbagliato la zap per fortuna. Vediamo se riusciamo a salvare la strega. No, però salviamo il Mega Sgherro e lo utilizziamo insieme al gigante per andare in combo in attacco. Ok, drago elettrico che riusciamo a distruggere facilmente col Mega Sgherro, ottimo. Qua zap tattica, probabilmente subiamo, no, ok, Orda e Scheletri abbiamo ciclata, perfetto, possiamo usare questa e fermiamo anche il principe sulla destra, sulla sinistra. Adesso ripartiamo all'attacco devastante alla fine. Non penso che riesca, che voglia più giocare neanche lui. Ok,
faccio sempre queste partite così che alla fine, guarda, o perdo e bestemmio, o vinco in pochissimo tempo. Anche l'ultima sfida è andata così, se vi ricordate, vabbè, era un clan di bronzo, poverino Joy. Ok, baule leggendario che ci apriamo, speriamo di trovare un gran cavaliere, una scintilla, un minatore, no, un'altra cacate. Stregone e ghiaccio, uno su 20, a voglia. C'è ancora molto da fare. Prossima sfida che andremo a fare insieme sarà questa dei draghi, scadenza dei draghi d'ossa. Quindi iscrivetevi qui sotto per non perdervela, perché vi farò dei deck apposta per superare quella sfida come questa con tranquillità sul 9-0. E vi faccio rivedere il deck, che è questo, quindi molto easy da giocare. Non c'è nessuna particolarità, a parte forse la tronco, però potete sostituirla con la palla di neve, in quel caso è leggermente diverso, ma comunque va bene in qualsiasi caso. Detto questo, noi ci possiamo salutare, il video finisce qui, vi aspetto nel prossimo, un saluto a tutti e bella!